quadro precario quello che emerge nella relazione annuale del presidente della Corte d'Appello di Napoli, Antonio Buonaiuto, per l'apertura dell'anno giudiziario. Nel corso della tradizionale cerimonia, alla presenza delle autorità nel Salone dei Busti di Castel Capuano, sono state evidenziate le criticità del sistema giustizia, tra cui la carenza di risorse e di personale e la riforma della geografia giudiziaria avvenuta a settembre. Hanno apportato alla giustizia ben pochi, per la verità, dei benefici promessi, quantomeno in termini di durata dei processi e di consistente riduzione dell'arretrato. Credo invece che i tempi siano maturi per liberare i magistrati e i loro collaboratori dalle complessità procedurali e dai labirinti normativi che, distraendo gli uni gli altri dall'esercizio della giurisdizione e della gestione del processo, li sommerge in una ragnatela di compiti paragiurisdizionali, altro che semplificazione, che con i processi, le sentenze e le aspettative dei cittadini fanno ben poco da spartire. Tra i punti dolenti anche il sovraffollamento delle carceri, più volte denunciato e per il quale vanno individuate soluzioni definitive. Nel 1992 partecipai alla prima inaugurazione dell'anno giudiziario, più o meno le storie sono sempre le stesse. Forse è venuto il momento di cominciare a affrontare dei nodi in modo serio. In questi giorni si ascoltano e si leggono parole sulle carceri e sul sovraffollamento. Il tema principale è quello di procedere a una seria e radicale depenalizzazione di alcuni reati. Il carcere è l'estrema ratio, non può essere le soluzioni a tutte le problematiche sociali. C'è una situazione indecente di diverse carceri del nostro paese, una situazione insopportabile. Non è uno Stato di diritto il nostro, perché lo Stato di diritto si misura non dai privilegi dei ricchi, ma dalle situazioni dei più deboli, e tra i più deboli ci sono i carcerati, anche quando hanno sbagliato, perché poi funzione della pena è quella di rieducare. Poi non ci dimentichiamo, ci sono tantissime persone anche in attesa di giudizio. Bisogna invece ridurre il numero delle persone che stanno in carcere prima della sentenza definitiva, come dice la Costituzione. Poi ci sono i soliti nodi, ovviamente quelli dei temi del funzionamento della giustizia, e devo dire che in 20 anni, da quando sono venuto la prima volta a seguire un'inaugurazione, sono fatti passi in avanti con un grande lavoro della magistratura e delle forze dell'ordine, a cui va tutto il mio compiacimento.